Episodio 5. Episodio 5. Emergenza ambientale. Certo. Tra l'altro ho sbloccato un nuovo attacco col triangolo. Ma devi beccarlo al tempo giusto. Cioè devi premere di nuovo triangolo solamente quando riatterri ed è scomodissimo. Dai, vieni qua con quella coscia di pollo. Ma ha ruttato, maledetto schifoso. Ecco qua, dobbiamo ucciderne 20, probabilmente la combo è di... Oh, calmo, vai piano. Ah, ma posso tornare indietro allora, aspetta. Ecco, ah, ma sono bombe. Ah, ma io pensavo che erano... Oh, sono un cretino, pensavo che era il cesso. Pensavo che era il solito cesso di Cortex. E allora... Allora proseguiamo, scusami Crash, ti ho fatto prendere un colpo per nulla. Ma io posso tipo scendere? Allora aspetta, visto che tanto... Io non so quanti sgheri troveremo, ma sicuramente... ti sta bene. Ma sicuramente sono più di 20. In ogni caso, come dicevo, non posso esserne sicuro. Quindi... meglio. Esatto. Ecco, colpo iper mortale. Perfetto. Voglio andare di qua. Sono... aspetta. Dov'è? Morto? Perfetto. E adesso andiamo da questo lato. Benissimo. Per un attimo ho pensato di averlo mancato. Ecco. Questo non ce lo facciamo fregare però. Da questa parte. Salta un po' più in alto. Perfetto. Primo cesso preso. Vabbè, una scatola. Chi se ne frega. Qua non ce ne sono altri. Per fortuna che puoi tornare indietro in queste aree. O meglio, puoi virare e fare una manovra. Credo che il gioco comunque non voglia che tu faccia, però sti cazzi, io la faccio perché sono un ribellino. Oh, calmo. Preso, credo sia morto, perfetto. Ecco, già che ci sono tutte ste scatole, io continuo a prenderle. Mi raccomando, Crash. Questo ha fatto male, aspetta. Mi sembra di aver visto, eccolo qua. Infatti, calmo. Ma io posso usare il triangolo? No, ok. Comunque, dicevo, è molto probabile che forse questo livello sia tutto quanto così, forse, a questo punto. Quindi... calmo. No, perfetto, non è tutto così, meno male. Vabbè, abbiamo ucciso più sgheri del dovuto. Questo... è solo un vantaggio per noi. Io posso andare su quel tronco che ho visto qua? Ho visto un tronco esatto muoversi. Voglio curiosamente vedere se posso entrarci. Più che altro dove arriva. Vediamo, arriva di qua. Dai, fai il giro per favore. Arriva più in alto e non credo di poterci entrare. Forse. Quella è una bambola. No, è il 2x, ok. Ci sono altri sgheri. Ho visto l'entrata della zona segreta. Lì c'è un cesso. Sono degli operai con delle cosce di pollo che ruttano. Non credo di poter entrare nel tronco che ho visto qua. E anzi, non posso neanche lanciarmi di sotto. Quindi vuol dire che quest'area non è accessibile. E in realtà neanche, calmo, neanche questa di qua, vero? No, esatto, io pensavo ci fosse qualcosa qui, invece assolutamente no. Va bene, e allora sì, prosegue. Andiamo avanti, Crash. Tanto la maggior parte già dei nemici l'abbiamo fatta fuori. Questo vuol dire che comunque, mal che vada,
il restante numero di nemici che ci manca lo troviamo per forza di cose qua. Per forza. Prosegui. Io devo comunque guardare sempre in giro, sai, per le bambole e non solo. Ecco fatto. Allora, prendiamo questo. Andiamo a distruggere tutte le casse. Non si distruggono. Dai che probabilmente... No! 15. Ti prego dimmi che abbiamo preso l'obiettivo. Cos'è? Un armadillo? Un tigre armadillo? Un tigrillo? Un armatigre? Sì, era 15, perfetto. Perfetto. Distruggiamo il cesso. Perfetto, ecco fatto. Allora, probabilmente... Aia. Si è alzato adesso. Dicevo, probabilmente... Ecco fatto. Il 2 per intelligentemente avremmo dovuto prenderlo adesso e successivamente come faccio a esatto smettere di roteare? Ecco fatto. Sempre col triangolo. Ma cioè, quindi la X e il triangolo fanno la stessa cosa? Sì, mi sa che lui non ha un attacco speciale, eh. Mi sa che questo qua ha un attacco normale. A meno che... Vediamo. Devi entrare da solo. Allora mi dispiace, ma... Ti devo lasciare giù perché non voglio comunque perdere la stanza. Tanto riapparirà. Riapparirà, quindi, voglio dire... Calcio più non posso, prende calci scagnozzi, vi distrugge tutte le bombe prima del tempo finisca. Aia. Sai che non so se ce la facciamo. Ok, aspetta. L'abbiamo lanciata dalla parte sbagliata. Ah, dannazione. Ti prego riappari. Ecco qua. Non ce la faremo mai. Non ce la si farà mai. Ce ne mancano tre. Dai che forse in realtà... No, ti prego, riappari. Riappari subito. Ok, ce l'abbiamo fatta. Pensavo non ce l'avremmo fatta, ma per il semplice fatto che se continuava ad apparire... I nemici quelli grossi non ero sicuro che avremmo avuto il tempo di calciare tutto. Però ce la siamo cavata decentemente, dai. Non mi posso lamentare. Allora, quando riappare il tigre armadillo? Probabilmente tra poco, quindi. Tanto, re delle combo. Già l'abbiamo fatto. E almeno quello siamo a posto. Ecco fa. Più che altro la mossa del triangolo abbiamo un tempismo davvero pessimo per poterla fare. E credo che non posso fare niente senza... Cioè o meglio posso fare questa parte anche in skateboard, ma con l'armadillo forse era un pelo meglio. Forse con l'armadillo era meglio questa parte. Aia, questo ha fatto male. Questo ha fatto abbastanza male. Uff. Allora, qua non ho veramente idea di come abbiamo effettivamente fatto a evitarlo. Vabbè, l'importante è che comunque possiamo passare. Poi aspetta un attimo. Ah, pensavo che era una grotta. Scendi e crash. Ecco. Vabbè, cagati. Crash. Dannazione a te. Scendi da lì.
Ma scusami, allora cosa mi serve la... Vuoi vedere che... Che forse ti mettono comunque la palla esplosiva, così se tu la colpisci con l'armadillo... Dicevo, se tu la colpisci con l'armadillo, devi farti questo pezzo da solo, come stiamo già facendo, insomma. Aia. Ecco qua. Forse non avrei dovuto farlo in questo modo, ma a quanto pare non ho avuto molta altra scelta. Crash, dannazione. Vabbè, abbiamo perso solo una vita fino ad ora. È incredibile. In una sezione stupidissima, ovvero questa qui. Sapete che a parte il boss del livello prima, non me ne ricordo neanche uno delle prossime boss fight. Ma scusami, che tempismo devi avere per fare questa parte? Che tempismo devi avere? Perché nel momento in cui io mi avvicino... vedi, il tempo che mi avvicino alla lama è già passata oltre. Quindi, vabbè, ormai abbiamo rallentato, questo vuol dire che... Esatto. Ecco qua, aspetta, scendi, no. Vediamo se c'è, esatto, un cesso di cortex. E credo che abbiamo finito il livello. Credo che abbiamo finito il livello. Mi sa tanto di sì. Vediamo. Molto probabile. Credo sia durato veramente poco questo livello. Esatto. Distruzione di scagnozzi, 15 su 15 ce l'abbiamo. Robot spia fatti e re delle combo fatte. Livello d'oro. Info del koala sbloccate. Il concept art del livello 5. Le info del rino rotante, ok. La stanza dell'aura. Basta, abbiamo fatto tutto, insomma.